proseguono a Toscola Nuova Denora gli eventi e manifestazioni per dare un po' di allegria alla gente, agli turisti, ma anche ai residenti, perché ricordiamo siamo in compagnia del sindaco, dell'assessore e di Manuel Renga, il regista di questa manifestazione, piccolo festival di teatro di strada. Tu ci hai detto non si poteva neanche filmare, sì, sì. Perché è una cosa un po' strana. Ci racconti un po', lo racconti anche al sindaco, perché credo, certo, che anche loro non sappiano più di tanto. Certo. Allora, il nostro piccolo festival è formato da due momenti, diciamo, oggi e domani, qui presso il cortile dell'ex ACLI, presenteremo Shakespeare Without Eyes, che è uno spettacolo che non va visto in qualche modo, cioè il pubblico, certo, viene bendato. Il pubblico dietro è tutto finto per il momento. Certo, no, il pubblico dietro è verissimo, ma non vedrà niente, e questa come premessa, diciamo, perché verrà bendato e sperimenterà un percorso sensoriale a piedi scalzi e quindi senza vedere, all'interno delle storie di Shakespeare. Noi proponiamo Amleto, La Tempesta e Romeo e Giulietta. E questo per oggi e domani. Sono sempre piccoli turni, quindi 7-8 persone alla volta. Noi siamo in 7 attori e quindi ognuno di noi si prenderà cura e carico di uno degli spettatori e lo condurrà in queste storie. A chi tocca il sindaco? Lo decideremo dentro con sindaco bendato, così non quindi lo saprà. Non lo saprà. La stessa cosa anche per l'assessore. Certo, certo. Con questa idea, tu hai sperimentato già lo scorso anno, è un'idea curiosa da esportare anche. Sì, certo. Noi abbiamo debuttato l'anno scorso al Teatro Franco Parenti a Milano. Abbiamo già fatto in un paio di stagioni estive quest'anno. Sono molto felice di portarlo qua a Toscolano, ma la cosa bella è che è un format che è stato preso per Expo 2015 e quindi lo presenteremo al Padiglione Italia in una versione in inglese, però, e qui ci avremo da lavorare. Sempre tutti bendati anche là? Eh sì, certo, certo, assolutamente sì. Non posso dire vediamo lo spettacolo, vi lasciamo lo spettacolo, vedremo. Sentiamo. Quello che riusciamo a fare. Sentiamo. Sentiremo lo spettacolo. Sindaco, capito? Ho capito, sono pronta a qualsiasi cosa, credo anche il nostro assessore. Di Manuel ci fidiamo e quindi ci abbandoniamo a questa nuova esperienza. Manuel ha dimenticato di ricordare l'appuntamento in Val delle Cartiere. Sì, la seconda parte di questo piccolo festival di teatro di strada sarà lunedì sera invece al centro di eccellenza Valle delle Cartiere, dove 8 artisti di strada presenteranno sparsi in tutto il museo delle performance, quindi avremo delle giullarate, avremo degli imbonitori, avremo un po' un campionario di tutto quello che è il teatro di strada e il pubblico potrà liberamente scegliere, andare a vederne uno. Ci sarà un programma con degli orari, proprio come funziona nei Fringe Festival. Tu sei quello dei briganti? Sono quello dei briganti, io sì.